Ciao e benvenuti in un nuovo video. Se mi seguite da un po' avrete notato che io non faccio quasi mai uno strato di base con un tono neutro per le ombre sui soggetti che poi vado ad acquerellare. Ecco, quello strato, che si chiama anche sottopittura in altre tecniche, in acquerello potreste averlo sentito nominare come bistro. Oggi ho voluto provare ad applicarlo su un soggetto che ho dipinto prima con e poi senza bistro per mostrarvi meglio le differenze tra i due metodi e anche tra i due risultati. Allora, come soggetto ho scelto una cipolla rossa da una foto che ho fatto un po' di tempo fa, che mi piace molto perché c'è una bellissima illuminazione che crea un interessante gioco di colori, soprattutto nell'ombra portata. Ah, tra l'altro questo set di foto è stato usato nella diretta con Arianna, che potete trovare nel mio secondo canale dove ricarico alcune dirette, vi lascio il link qua sotto. Se invece volete usare questo set di foto per i vostri dipinti, le trovate tutte nell'archivio del Patreon, ormai saranno un centinaio di foto che sono tutte prive di copyright e ad altissima qualità, che potete usare senza problemi per i vostri dipinti. L'abbonamento solo per usufruire delle foto costa 1,50€ ed è anche un modo per sostenermi così che io possa continuare a fare questi video. Allora, per prima cosa cerco di segnarmi le zone di ombra con la matita per capire dove mettere questo primo strato. Si potrebbe fare anche un leggero chiaroscuro con la matita per renderlo ancora più evidente, però in questo modo ci sarà uno strato in più, grigiastro, che potrebbe influire e desaturare ulteriormente i colori, quindi io in questo caso non lo sto facendo. Cominciamo con il bistro. Allora, il bistro tradizionalmente è un colore neutro creato dalla mescolanza dei tre primari, però ormai si possono usare tutti quei colori grigiastri, un po' neutri, anche già pronti, per esempio la tinta neutra di Daniel Smith, che è il colore che sto usando io nel mio dipinto. Inizio con uno strato abbastanza diluito per non esagerare con il tono scuro su asciutto, usando un pennello abbastanza grande perché non ci serve adesso di entrare troppo nei dettagli e, come vedete, ogni tanto sfumo per non lasciare sempre un margine estremamente definito e così si schiarisce anche ulteriormente quel tono. Cerco di andare più o meno ovunque non arriva la luce diretta, lasciando quindi vuote le parti in cui il colore è al massimo della sua brillantezza. Su tutto il resto, almeno uno strato leggero va messo. Se avete difficoltà a capire dove distribuire il bistro, potete rendere la vostra foto in bianco e nero e a quel punto sarà più evidente dove si trovano i toni più scuri. Per l'ombra portata uso una mescolanza un po' meno acquosa, andando poi a diluirla nei punti in cui l'ombra è più chiara e sarà anche più colorata. Poi vado a rinforzare gli scuri con un secondo strato e quindi sto facendo una sorta di dipinto monocromatico in cui possiamo porre l'attenzione unicamente sui toni e sul rapporto di chiaroscuro. Questo passaggio lo potete fare in maniera quanto accurata volete. Io mi sono posta un limite di 30 minuti per ognuno di questi due dipinti, quindi non andrò troppo nei dettagli. Prima di mettere il colore asciugo completamente. Per questo strato di rossi sto mischiando lo scarlatto pirrolo con il carminio, ottenendo un bellissimo rosso intenso e un po' freddo. E vedete che, essendo l'acquerello trasparente, il bistro automaticamente, che si vede al di sotto, dà dei diversi toni a questo strato steso in maniera uniforme, già creando un volume. E questo è sicuramente un grande vantaggio nell'usare questo metodo. Chiaramente poi le ombre andranno rafforzate, non è che il dipinto sia finito qui, però usare il bistro facilita nella realizzazione delle ombre perché permette di separare la fase in cui pensiamo al chiaroscuro e la fase in cui pensiamo a quali colori mettere, cosa che invece non avviene quando si fa a meno del bistro, come vedremo dopo. Qui sto mettendo anche l'altro colore utilizzando il verde oro, un bellissimo colore, questi sono tutti Daniel Smith e come sempre la lista completa dei materiali che uso la trovate qua sotto nella descrizione del video. Nella parte dell'ombra portata faccio attenzione a mettere il colore piuttosto puro, nel senso di non mischiato con altri colori, per creare quella bellissima trasparenza. Mentre nella parte più vicina alla cipolla mischio quel tono rosso con un po' di indaco. Un riflesso colorato c'è anche là sotto la parte verde della cipolla, però forse avevo messo uno strato un po' troppo scuro di bistro perché è rimasto un po' spentino. Infine completo questo strato mettendo un tono terra che creo mischiando gli stessi colori usati finora, quindi i rossi, il verde oro e l'indaco, e lo uso per la parte dei lacci.
A questo punto bisogna rafforzare le ombre e anche qui so già dove agire perché si vede il bistro in trasparenza. Quindi sicuramente utilizzare il bistro facilita e quindi è un metodo che è congeniale ad esempio ai principianti perché sappiamo con un po' più di chiarezza dove distribuire queste ombre e non dobbiamo fare tutto insieme. Continuo ad aggiungere strati e rafforzare il colore finché non ho un risultato che mi soddisfi. Ma allora vi starete chiedendo perché non lo uso mai? Finora ho elencato soprattutto i vantaggi nell'usare il bistro. Bene, ora vi dico perché mostrandovi il processo di questa seconda cipolla. Allora, intanto per chi ancora non lo sapesse, io ho imparato l'acquerello da autodidatta, quindi il metodo che mi ritrovo ad utilizzare di più, con cui mi trovo meglio, è piuttosto intuitivo, quindi può essere un po' più difficile da seguire, ma per me molto più divertente e appagante. Comincio quasi sempre con il bagnato su bagnato e vedete che il colore si diffonde e tende a creare uno strato omogeneo, quindi non c'è come prima un'immediata percezione del volume. Con il lifting però posso tirare fuori dei toni più chiari e addensare il colore ancora sul bagnato per creare una prima variazione di tono. Quello che mi piace e mi convince di più di questo metodo è che i colori non tendono a ingrigirsi, ma rimangono molto vibranti, quindi mi sembra di avere più controllo su questo perché prima se avevo usato un tono leggermente troppo grigio non potevo più tornare indietro, non posso rendere gli strati successivi molto vibranti. Al contrario, se in questa fase io volessi spegnere i toni, desaturare i colori, posso farlo. Però ecco, è una mia scelta che si basa anche su come sta avvenendo il dipinto e non viene decisa a monte. Poi in generale noto che partire con il bistro o in maniera troppo controllata mi porta a irrigidirmi un po' e anche a un risultato più accademico, che non è un male in sé, dipende tutto da ciò che uno preferisce, cosa piace di più. Secondo me bisogna considerare due fattori, come vogliamo il risultato e come vogliamo il processo. Se preferiamo una metodologia un pochino più strutturata e sempre uguale a se stessa, il cui vantaggio è che ci sentiremo meno persi tra le tante difficoltà del dipingere e anche, secondo me, sarà più facile migliorare perché ripeteremo lo stesso processo tante volte, sempre uguale. E sto chiaramente parlando del bistro. D'altra parte, per me questo metodo leva un po' quella possibilità di scoperta, di imprevisto che l'acquerello più intuitivo porta con sé più facilmente, dove maggiore il rischio, maggiore la ricompensa. Questo discorso però non sopraggiunge nemmeno quando il risultato che preferiamo è comunque un tipo di acquerello più accademico, più pulito e più realistico. Quindi sta a voi decidere. Io personalmente mi diverto molto di più a dipingere così e mi piace di più anche il risultato finale. Questo secondo dipinto della cipolla avrei potuto anche lasciarlo un po' più fresco, però ho pensato che fosse meglio renderlo leggermente più simile all'altro come finitura per fare un confronto più accurato, quindi per voi soprattutto per il video. Però ora che riguardo il processo mi rendo conto che mi sarebbe piaciuto fermarmi prima e lasciarlo più fresco senza andare ad aggiungere l'ultimo strato di ombre soprattutto. A livello di tecniche, qui ho usato sicuramente più acqua, però ho comunque alternato bagnato su bagnato con il bagnato su asciutto, anche per rendere più dettagliato il soggetto. Quelle parti colorate nell'ombra portata sono riuscita a renderle molto meglio adesso perché non avevo quello strato sotto di tinta neutra. Chiaramente anche la stesura del bistro è qualcosa che va praticata, imparata, magari a me non riesce granché bene perché appunto non ne ho molta esperienza, però noto che anche nei dipinti degli altri, di chi lo sa fare molto meglio di me, quando c'è una componente troppo grigia, di colori troppo spenti, non mi piace più di tanto e questo mi spinge a continuare con il mio stile di pittura che ha una componente diciamo più forte di freschezza, l'acqua ha sicuramente un ruolo più importante e quindi in generale mi permette un po' più di libertà. Ed eccoli a confronto. Come vedete le differenze non è che siano abissali, però ci sono e sono anche piuttosto evidenti, poi dipende da quanto allenato è il vostro occhio. La cosa più importante che voglio trasmettervi non è non usate il bistro perché mi è venuto meglio quell'altro o perché ve lo dico io, ma dovete cercare, provandolo, il metodo che vi si addice di più, dove il processo vi piace, vi diverte e il risultato vi soddisfa. Che ne pensate? Quale cipolla preferite? E avete mai provato a dipingere col bistro? E se sì, com'è andata?
Spero che questo video vi sia stato utile, non vi scordate di lasciare un mi piace per farmelo sapere. Io vi ringrazio per aver guardato fino alla fine e ci vediamo presto nel prossimo video.